Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro dal titolo Progettare i PCTO in sicurezza, aspetti organizzativi prioritari. L'incontro odierno è focalizzato sul tema della gestione della sicurezza degli studenti nella progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La finalità appunto è quella di far conoscere meglio i compiti e le responsabilità della scuola in occasione dell'esperienza formativa prevista all'interno dei percorsi di PCTO. Vi presento e ringrazio per la loro presenza i relatori di questa giornata, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la dottoressa Carmela Palumbo, la professoressa Carolina Carbone, referente per la sicurezza dell'USR Veneto, e la dottoressa Cinzia Spinarolli, responsabile del processo di vigilanza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, che ringrazio per la sua presenza, e la dottoressa Dolci, responsabile dell'Unità di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Malattie Professionali, SPISAL USL 9, e coordinatrice del Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e la Sicurezza nelle Scuole. Ringrazio tutti i presenti e do subito la parola per il saluto e l'introduzione al direttore generale, la dottoressa Carmela Palumbo. Grazie, buongiorno sia ai presenti che a coloro che sono collegati da remoto. Il job ormai usa questa doppia modalità da quando siamo stati investiti dalla pandemia, ormai è entrata nelle nostre modalità, nelle nostre consuetudini. L'Ufficio Scolastico Regionale, diceva bene la dottoressa Riggio, e anzi ringrazio il nostro ufficio che insomma poi si è occupato degli aspetti organizzativi. Il nostro ufficio ha voluto fortemente questo momento nell'ambito del job, cioè nell'ambito della fiera dove l'alternanza scuola-lavoro prima e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento poi hanno diciamo preso forma dal punto di vista normativo, sono stati presentati alle scuole da parte del Ministero, ovviamente. Insomma, job è stato un veicolo importante, no? Per informare, far conoscere le scuole, per formare anche le scuole su questa importante innovazione curricolare dei nostri studenti. E mi esprimo così perché, come sapete, ma è bene ricordarlo, anche per comprendere l'impatto, diciamo così, dell'esperienza del PCTO nel curriculum scolastico dei nostri studenti. È una modalità di apprendimento e un percorso vero e proprio curricolare che tutti i nostri studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado affrontano, voglio dire, devono in un certo senso incontrare, quindi fa parte anche, se vogliamo dire, del diritto-dovere degli studenti nel percorso quinquennale. E ovviamente con modalità e forme molto diverse, anche variegate, e da questo punto di vista le linee guida sui PCTO aprono, se vogliamo dire rispetto a quelle anche dell'alternanza scuola-lavoro, aprono anche di più al ventaglio di possibili esperienze da ricomprendere nei percorsi per le competenze trasversali, ma fondamentalmente quello che bisogna sottolineare è che tutti gli studenti appunto di questi 3 anni, ultimi 3 anni di scuola secondaria, devono totalizzare un monte ore, diciamo, che si differenzia a seconda dei tipi di percorso, di esperienza nel PCTO. Se voi pensate ai numeri del Veneto, sostanzialmente gli studenti della scuola secondaria di secondo grado solo a livello
Allora, stavo dicendo, solo nella nostra regione parliamo di circa 200.000 studenti delle scuole statali che affronteranno nel loro percorso di studi l'esperienza di PCTO, quindi diciamo un'esperienza che coinvolge un numero elevatissimo di studenti nel proprio percorso di vita e di studi. È quindi importante che l'amministrazione e in particolare poi questa esperienza diciamo peculiare che la Regione Veneto ha, cioè la rete Silves, quindi una rete vorrei dire di servizio per le scuole che riunisce vari attori istituzionali e che ha sostanzialmente lo scopo di informare, accompagnare e formare sulle tematiche della sicurezza. E, ecco, è chiaro che l'amministrazione diciamo, si fa carico dell'accompagnamento delle scuole, ferme restando ovviamente poi diciamo, le responsabilità che sono in capo alle singole istituzioni scolastiche. Svolge l'ufficio questa funzione di accompagnamento delle scuole rispetto appunto all'applicazione delle normative anche ovviamente per i profili di sicurezza. Noi abbiamo voluto diciamo, questo incontro anche perché come sapete la nostra regione è stata toccata da un episodio drammatico, da un infortunio mortale che ha riguardato Giuliano De Seta, un ragazzo appunto che era in PCTO in un'azienda di Noventa di Piave. Vogliamo anche con questo incontro, ma ovviamente non solo, riprendere un pochino quello che è il complesso della normativa che le scuole devono tenere a riferimento e devono applicare ovviamente nella progettazione e nella gestione dei PCTO. Questo perché bisogna ovviamente elevare sempre i livelli di sicurezza dei lavoratori e dei nostri studenti che sono qualificati come tali nell'ambito del PCTO e cercare di minimizzare i rischi che possono essere collegati a queste attività. Questo è il senso di questa iniziativa. Ringrazio davvero le nostre relatrici, ringrazio anche la professoressa Carbone diciamo, per aver aderito a questa iniziativa. Grazie davvero. Grazie al direttore generale, soprattutto per aver ricordato il ruolo del PCTO nella carriera scolastica degli studenti. Proprio ieri si è svolto qui al Job proprio un intervento molto significativo sul collegamento tra il PCTO e il curriculum dello studente. E quindi un momento estremamente importante che appunto in questa sede cerchiamo di analizzare sotto il profilo della sicurezza. E do sicuramente la parola alla professoressa Carbone, referente per la sicurezza dell'USR Veneto, la quale illustrerà le principali indicazioni relative alla sicurezza desumibili dai documenti ministeriali e dalla normativa di riferimento attualmente vigente. Quindi, ah, ok, quindi mi sposto così do la possibilità alla professoressa Carbone di proiettare le sue slide. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Riggio, ringrazio il direttore generale per l'introduzione e ringrazio voi per essere qui presenti oggi. Allora, innanzitutto in questo incontro affronteremo quelli che sono gli aspetti organizzativi, diciamo, a cui le scuole in particolare devono prestare attenzione al fine di organizzare i percorsi di PCTO nel modo più sicuro possibile, ovviamente per i nostri studenti.
Allora, innanzitutto, quali sono i nostri riferimenti? I nostri riferimenti sono rappresentati dalle linee guida redatte dal MIUR nel 2019, dalla guida operativa MIUR del 2015 e poi da due decreti legislativi, cioè il decreto 77 del 2005 che introduce per la prima volta l'alternanza scuola-lavoro e il decreto 81 del 2008 che rappresenta proprio il nostro testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È doveroso ricordare innanzitutto il significato dell'esperienza di PCTO. I percorsi di PCTO sono dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Cosa significa? Lo dice il termine. Sono dei percorsi che non sono finalizzati all'acquisizione di un mestiere da parte dei ragazzi. Sono dei percorsi che consentono ai ragazzi di rafforzare le loro competenze, sicuramente quelle maturate in ambito scolastico e poi delle competenze ovviamente trasversali utili anche in una fase di orientamento successiva, quindi che sia un orientamento verso il mondo universitario o lavorativo non importa. Sono delle esperienze che possono essere svolte anche in una realtà diversa da quella scolastica, quindi presso un soggetto ospitante disposto ad accogliere questi ragazzi attraverso appunto un'esperienza assistita sul posto di lavoro. Allora, per poter progettare correttamente percorsi di PCTO occorre innanzitutto far riferimento a che cosa? All'indirizzo della scuola. I percorsi devono essere aderenti e in linea con l'indirizzo scolastico, che è quello appunto delineato all'interno del PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, e questo è un aspetto importante. Dopodiché la progettazione deve necessariamente prendere in considerazione quello che è il contesto territoriale in cui la scuola ovviamente si inserisce. Potrebbe essere ad esempio rappresentato da un contesto territoriale caratterizzato da piccole e medie imprese che magari hanno delle difficoltà ad accogliere gli studenti durante queste attività, per cui sarà necessario per la scuola predisporre delle forme organizzative di questi percorsi, tra virgolette alternative, ma ovviamente ugualmente equivalenti, insomma ugualmente efficaci. Dopodiché la progettazione necessariamente deve essere condivisa a livello collegiale, quindi all'interno di alcuni organi, in primis il consiglio di classe, ma diciamo a monte deve essere condivisa dai dipartimenti di materia e anche dal collegio docenti, questo anche al fine di poter eventualmente personalizzare percorsi di PCTO anche nell'ambito del gruppo classe. Può darsi, quindi potrebbe essere auspicabile, diciamo così, ma non è obbligatorio, costituire all'interno delle istituzioni scolastiche dei comitati, il comitato tecnico-scientifico o comitato scientifico, insomma a seconda dei casi, oppure un gruppo dedicato all'alternanza. Si tratta di, diciamo così, gruppi di lavoro che sicuramente sono costituiti da docenti, ma anche da personale esterno quindi esperto ovviamente nell'ambito lavorativo, nell'ambito della ricerca, che ha sicuramente una funzione di tipo consultivo e propositivo. Quindi una funzione consultiva e propositiva. Allora, per quanto riguarda le possibili forme organizzative dei percorsi di PCTO, dicevamo, dipendono dall'indirizzo della scuola e dal contesto in cui la scuola si inserisce. Quali sono le possibilità? Sono percorsi che si potrebbero svolgere ovviamente presso un'azienda, quindi un ente esterno, e questo lo abbiamo detto, ma potrebbero essere anche dei percorsi, diciamo, da svolgere in aula o all'interno di un laboratorio, oppure attraverso delle forme simulate, quali ad esempio l'impresa formativa simulata, l'impresa in azione e il service learning. Si trattano di, diciamo, forme organizzative del PCTO che, come dire, si adatterebbero bene proprio a quei contesti territoriali, come dicevamo prima, che sono caratterizzati da un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, quindi da piccole e medie imprese che potrebbero appunto essere in difficoltà ad accogliere ragazzi. In particolare l'impresa formativa simulata consiste proprio nel simulare il modello lavorativo di un'impresa all'interno della scuola per permettere ai ragazzi di sviluppare proprio, di apprendere i principi di gestione di questa impresa. E ovviamente questo tipo di attività non esclude, però diciamo non rende neanche obbligatoria la presenza dei ragazzi all'interno di un'azienda esterna. L'impresa in azione consiste ancora nel simulare la gestione di un'impresa all'interno della scuola, finalizzandola però proprio alla realizzazione di un servizio
o di un prodotto, con la supervisione e la collaborazione ovviamente di professionisti aziendali, professionisti esterni. E il service learning permette comunque ai ragazzi di interagire col territorio circostante attraverso proprio una collaborazione con le associazioni locali, come possono essere ordini professionali oppure associazioni di volontariato, per ovviamente realizzare delle proposte sul loro territorio in collaborazione anche con i propri docenti, in un'ottica fortemente interdisciplinare. Quindi tutte queste attività comunque non escludono, dicevamo, anche delle visite in azienda e la collaborazione di professionisti esterni che possano anche approfondire alcune tematiche, non ultime quelle di carattere normativo e non ultime quelle appunto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Allora, il decreto legislativo 77 del 2005 cosa recita? I percorsi di PCTO sono progettuati, attuati e verificati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e sulla base di convenzioni. Quindi la convenzione diventa un documento sicuramente molto utile, molto importante da realizzare con grande attenzione. Ovviamente convenzioni tra la scuola e il soggetto esterno che è disposto ad accogliere questi ragazzi in una situazione lavorativa che non costituisce un rapporto individuale di lavoro. Quindi questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Allora, quali sono i possibili adempimenti dell'istituzione scolastica? Allora, innanzitutto è opportuno, non obbligatorio, ma opportuno, che l'istituzione scolastica verifichi preliminarmente quello che è il contesto aziendale in cui i ragazzi svolgeranno la loro attività. Possono, diciamo, verificare questo contesto in due modalità, o utilizzando magari database che vengono messi a disposizione dalle camere di commercio, dagli ordini professionali, oppure eventualmente attraverso un sopralluogo lì dove è possibile e, diciamo, in particolare in quei contesti caratterizzati da un profilo di rischio più elevato. L'aspetto però importante è che in queste attività non deve esserci assolutamente ingerenza da parte dell'istituzione scolastica nelle attività svolte dall'ente ospitante. Ancora è opportuno che la scuola acquisisca preliminarmente e contestualmente alla convenzione quelle che sono le informazioni sui rischi a cui i ragazzi saranno esposti durante lo svolgimento della loro attività e le misure che l'ente ospitante metterà in atto per poter ridurre questi rischi. Inoltre, per legge, la scuola dovrà individuare un tutor interno, il quale, diciamo, per quel che ci interessa dal punto di vista della sicurezza, dovrà avere un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza e che appunto collaborerà con il tutor esterno nel corretto svolgimento dell'attività. Inoltre è opportuno che la scuola fornisca all'ente ospitante informazioni in caso di situazioni particolari, ad esempio nel caso della presenza, in caso di presenza di studenti diversamente abili, oppure nel caso di presenza di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci salvavita. In questo caso, quindi nel rispetto ovviamente delle norme sulla privacy, è necessario che la scuola assieme all'ente esterno definisca appunto congiuntamente le modalità di gestione di queste situazioni. Inoltre è diciamo opportuno che la scuola provveda alla formazione degli studenti in PCTO, in particolare certificandola se riguarda gli aspetti sulla sicurezza, e nella fase finale, diciamo, del percorso accompagni lo studente in questa riflessione critica sul percorso e dissemini ovviamente i risultati. Ricordiamoci che la scuola è tenuta a sciogliere la convenzione nel momento in cui dovesse rilevare delle condizioni di non sicurezza per gli studenti. Ovviamente anche il soggetto ospitante avrà, tra virgolette, degli obblighi o comunque diciamo dovrà in qualche modo adempiere appunto ad alcuni compiti. Poi sicuramente la dottoressa Dolci affronterà in maniera più dettagliata questo aspetto. Quindi sicuramente l'ente ospitante dovrà avere delle adeguate capacità sia strutturali che tecnologiche e organizzative, quindi spazi adeguati soprattutto in merito al superamento delle barriere architettoniche, attrezzature rispettose della normativa sulla sicurezza, competenze professionali adeguatamente formate che siano ovviamente in grado di accompagnare i ragazzi durante il loro percorso, e a queste capacità sarà necessario fare riferimento all'interno della convenzione.
Ancora, l'ente ospitante dovrà per legge individuare un tutor formativo scolastico che appunto accoglierà e accompagnerà lo studente in collaborazione con il tutor aziendale e con il tutor scolastico e dovrà in qualche modo anche diciamo, fornire a quest'ultimo gli strumenti utili per la fase di monitoraggio e valutazione. Ancora, l'azienda avrà un ruolo attivo eventualmente diciamo, in merito all'aspetto formativo, nel senso che è vero che la scuola già ha il compito di fornire una formazione adeguata ai propri studenti in materia di salute e sicurezza, però qualora l'ente esterno dovesse ritenerlo opportuno, potrà integrare questa formazione specifica sulla base appunto dei rischi realmente presenti in azienda e sicuramente l'ente ospitante avrà un compito di carattere informativo, quindi informare gli studenti su quella che è l'organizzazione aziendale, l'organizzazione relativa alla gestione delle emergenze, del primo soccorso, eccetera. Ovviamente spetta all'ente ospitante anche addestrare gli studenti nell'utilizzo eventuale di attrezzature, sostanze, EDP e quant'altro. Le linee guida riportano un po', diciamo, quelle che sono le mansioni, i compiti dei due tutor, quindi quello interno e quello aziendale. E, ovviamente, diciamo, non mi soffermo su questo perché ne abbiamo già parlato e sicuramente le linee guida rappresentano un utile riferimento. Quello però che mi preme sottolineare è questo aspetto legato al tutor aziendale, al tutor esterno. Come vedete, è un soggetto che potrebbe anche non, come dire, appartenere, quindi non essere presente all'interno della struttura che ospiterà lo studente. L'importante però, e questo l'ho evidenziato, l'importante però è che questa persona nella progettazione dei percorsi di PCTO collabori e si coordini con altre figure interne all'azienda. Tra queste figure ovviamente andrà individuato quel soggetto preposto all'attività di sorveglianza nei confronti dello studente lavoratore ai sensi dell'articolo 2 del decreto 81 del 2008. Quindi questa figura preposta potrebbe non coincidere con il tutor esterno, in ogni caso va individuata all'interno dell'azienda. Detto questo, ci sono ovviamente dei compiti congiunti, quindi che spettano sia all'ente ospitante che alla scuola e quindi a entrambi i tutor. Mi soffermerei un attimino sulla sicurezza, sulla formazione in merito alla sicurezza. Dicevamo, l'istituzione scolastica normalmente già eroga corsi di formazione generale e specifica ai propri studenti sulla base ovviamente del profilo di rischio della scuola. Diciamo formazione che viene certificata, normalmente certificata, e nel momento in cui lo studente poi svolgerà questo percorso di PCTO, occorrerà che appunto la scuola fornisca all'ente ospitante la certificazione rilasciata ai ragazzi in merito a questa formazione, ovviamente con l'indicazione degli argomenti effettivamente svolti. Perché? Perché l'ente ospitante, acquisendo questi dati, possa effettivamente capire se sia il caso di integrare o meno la formazione specifica di questi ragazzi. Le ultime slide riguardano un po' gli aspetti documentali, in particolare la convenzione che dicevamo è fondamentale tra la scuola e il soggetto ospitante. Sicuramente riporterà un'anagrafica dei soggetti coinvolti. Sicuramente all'interno della convenzione bisognerà specificare il numero di studenti che saranno ospitati all'interno di quell'azienda e le linee guida danno già, diciamo, delle indicazioni del rapporto massimo tra numero di studenti e numero di tutor aziendali appunto individuabili. Ovviamente sono delle indicazioni da valutare anche sulla base del rischio, anche se già queste indicazioni si basano sul livello di rischio della realtà aziendale, dell'attività che andranno a svolgere i ragazzi. In allegato alla convenzione dovrà esserci sicuramente il percorso formativo personalizzato dello studente, che riporterà la natura delle attività effettivamente svolte dai ragazzi, la durata ovviamente del percorso formativo e anche le attività ovviamente di monitoraggio e valutazione e monitoraggio del percorso poste in essere. Ancora all'interno della convenzione, questo è un aspetto molto importante, sarà necessario identificare esattamente i tutor
aziendale e scolastico e identificare esattamente la figura preposta al ragazzo equiparato, allo studente equiparato al lavoratore ai sensi dell'81, specificando ovviamente i compiti di queste persone, di questi soggetti. Sarà opportuno definire all'interno della Convenzione anche quelli che sono gli obblighi, in particolare in materia di sicurezza, relativi alle parti coinvolte, ai soggetti coinvolti, quindi sicuramente al ragazzo che dovrà rispettare l'articolo 20 dell'81, gli obblighi dell'istituzione scolastica, che saranno anche degli obblighi di natura assicurativa, quindi gli aspetti a cui la scuola dovrà essere attenta, dovranno essere anche quelli di natura appunto assicurativa, e gli obblighi ovviamente del soggetto ospitante. Allora, occorrerà sicuramente ribadire all'interno della specificare all'interno della Convenzione che vi è comunque una possibilità di scioglimento della stessa, qualora ovviamente le condizioni di sicurezza non sussistano, e sarà opportuno allegare a questo documento ovviamente tutto quello che è riportato in questa slide, quindi sia il percorso formativo personalizzato del ragazzo, come abbiamo già detto, sia una scheda integrativa per la valutazione dei rischi a cui sarà esposto lo studente in PCTO e di cui sicuramente parlerà successivamente anche la dottoressa Dolci, sia gli attestati ai corsi di formazione, giustamente generale e specifica, rilasciati dalla scuola allo studente, sia il patto formativo a cura dello studente. Concludendo, al termine di questo percorso sarà opportuno e doveroso certificare le competenze acquisite dallo studente. La certificazione è fondamentale perché è una sorta, tra virgolette, di documento di identità formativo, no, dello studente, quando ovviamente sarà fuori dalla realtà scolastica. La certificazione delle competenze sicuramente sostiene l'occupabilità e sicuramente promuove l'autovalutazione, perché ho voluto rilevare in particolare questi due aspetti. La formazione sulla sicurezza è spendibile nel mondo del lavoro, è fondamentale nel mondo del lavoro perché è obbligatoria ed è richiesta da tutti i datori di lavoro, quindi bisogna che il ragazzo l'acquisisca da subito, quindi sin dalla scuola. Per quanto riguarda poi il percorso di autovalutazione, e questa è proprio l'ultima slide, ecco, la proposta potrebbe essere quella di integrare quello che è il facsimile, no, di scheda di valutazione del proprio percorso da parte dello studente, quindi integrare questo facsimile presente sulla guida operativa MIUR del 2015 con una serie di domande che magari potrebbero essere poste al ragazzo, ad esempio relativamente all'adeguatezza della formazione ricevuta dalla scuola, ma anche dal soggetto ospitante eventualmente, adeguatezza delle informazioni ricevute dal soggetto ospitante, dell'addestramento ricevuto e anche domande sull'efficacia proprio dell'attività di supervisione, controllo e vigilanza da parte proprio della figura preposta allo studente equiparato al lavoratore. Perché questo? Perché, diciamo, porre l'attenzione del ragazzo su questi quesiti gli permetterebbe sicuramente di acquisire una maggiore percezione proprio del rischio, utile ovviamente anche nel mondo del lavoro, e consapevolezza nella gestione del rischio, e sicuramente permetterebbe anche alla scuola stessa di acquisire delle informazioni utili proprio nella fase finale di valutazione dell'azienda dal punto di vista proprio della sicurezza. Ecco, questo è il percorso. Forse sono stata troppo breve, non lo so, però insomma i tempi sono sempre un po' stretti. Ecco, grazie per l'attenzione e a disposizione insomma per qualunque chiarimento. Grazie alla professoressa Carboni. No, non è stata troppo sintetica, anzi ha fatto una carrellata più che esaustiva sul quadro di riferimento rispetto a quelle che sono le indicazioni e le disposizioni normative. Quindi do la parola alla dottoressa Dolci, dicevo responsabile dell'unità di medicina del lavoro, prevenzione malattie professionali, SPISAL USL Nove, e coordinatrice del sistema di riferimento Veneto per la salute e la sicurezza nelle scuole. L'intervento della dottoressa Dolci verterà sugli obblighi dei soggetti ospitanti e sui, diciamo, i principi contenuti gli aspetti più importanti delle linee guida regionali, che sono un po' ancora, diciamo, in itinere, sono di prossima pubblicazione e che costituiscono certamente uno strumento di
supporto per le istituzioni scolastiche, per la integrazione delle convenzioni tra le parti nell'inserimento dello studente nei PCTO, e forniscono anche una serie di indicazioni sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti gli studenti in PCTO e anche una scheda semplificata di integrazione della valutazione dei rischi effettuata dall'ente ospitante, che viene a far parte integrante della convenzione. Quindi mi sembra che nella ottica, poi la dottoressa Dolci dirà se questo è coerente, nell'ottica del SIRVES, proprio di strumento di supporto e di accompagnamento delle istituzioni scolastiche, mi sembra che questo sforzo importante di realizzare le linee guida regionali vada verso appunto questa finalità di aiutare, ecco, le istituzioni scolastiche, supportandole con una serie di strumenti che possono essere particolarmente utili nella prospettiva di una corretta valutazione dei rischi. A lei la parola, grazie. Grazie dottoressa Riggio della presentazione. Due parole su che cos'è il sistema di riferimento Veneto per la salute e sicurezza nelle scuole. È un, diciamo, gruppo di lavoro che nasce all'interno del comitato regionale di coordinamento previsto dal testo unico, nel quale troviamo le principali istituzioni ed enti che a vario titolo si occupano della prevenzione dei rischi nell'ambito per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo e quindi anche nell'ambito scolastico. Al termine di questa presentazione vi illustrerò brevemente com'è organizzato questo gruppo di lavoro. E come diceva la dottoressa Riggio, è un gruppo di lavoro nel quale partecipa anche l'ufficio scolastico regionale e l'ispettorato del lavoro, i vigili del fuoco, l'INAIL, eccetera, ha una funzione di supporto sia per l'ufficio scolastico regionale che per gli SPISAL della Regione Veneto, che per l'ispettorato, che per i vigili del fuoco. Ecco. Il documento che vi presento oggi è un'anteprima del documento che è in fase di uscita, a breve uscirà e quindi seguirà tutti i canali di informazione e di comunicazione della Regione Veneto e anche tramite l'ufficio scolastico regionale arriverà al mondo della scuola. Quindi il titolo proprio di questo documento è PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, linee di indirizzo per aziende, enti che ospitano gli studenti. Prima però di entrare nel contesto di questo, diciamo, dei contenuti principali, vorrei fare una panoramica del contesto in cui ci troviamo inseriti sia a livello nazionale che a livello regionale. Allora, le scuole, questi sono numeri che pervengono dal Ministero dell'Istruzione, li troviamo nel documento che poi vi farò vedere pubblicato dall'INAIL nel 2021, che riporta, diciamo, i dati degli infortuni che occorrono nel settore della scuola, fa un'analisi degli infortuni accaduti. Allora, vediamo come in Italia troviamo 8.000 istituzioni scolastiche, come la numerosità degli studenti è di 7.507.000, di cui all'interno di questo numero troviamo anche 268.600 studenti portatori di disabilità. Questo documento che uscirà verrà integrato anche da schede specifiche che riguardano anche l'inserimento di studenti con disabilità nel mondo del lavoro. Quindi, ecco, in una seconda battuta integreremo questo il documento principale. Gli studenti della scuola dell'infanzia sono circa 876.000, quelli della primaria 2.384.000. La scuola secondaria di primo grado, vedete, supera il 1.500.000, mentre la scuola di secondo grado, ed è quello, diciamo, la più
dove troviamo il più alto numero di studenti, 2.635.000 studenti. Di questi, 800.000 hanno una cittadinanza straniera, quindi il mondo, gli studenti, vedete se anche abbiamo, è un contesto di studenti dove abbiamo soggetti che provengono un po' da tutto il mondo. I docenti, vedete, se parliamo di 684.000 docenti in tutta Italia, di questi se ne aggiungono 152.000 di sostegno. Ecco, mi permetto di fare anche questa sottolineatura, perché con un numero importante di studenti con disabilità è importante anche la figura dell'insegnante di sostegno. Vediamo come si suddividono in percentuale gli alunni delle scuole statali. Vedete che quindi nelle secondarie di secondo grado abbiamo il 35% degli studenti, nelle secondarie di primo grado il 21% degli studenti, l'infanzia comprende l'11% di tutti gli studenti e la primaria il 31%. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, a cui diciamo, viene destinato questo documento alla fine del PCCO, diciamo, vedete come il 50% è costituita da licei, il 31% da istituti tecnici, il 18% da istituti professionali. Nel Veneto, praticamente, la scelta di indirizzo prevalente è quella ad indirizzo tecnico. Vedete come gli studenti, il 38% di questi, scelgono il percorso degli istituti tecnici. Non dimentichiamo il nostro contesto produttivo. Un contesto a alta densità industriale, quindi vediamo che c'è una scelta importante verso questo indirizzo, proprio per il contesto in cui ci troviamo ad operare come Veneto. Qui ecco i dati degli infortuni, un paragone tra gli infortuni accaduti nel 2019 e nel 2020 agli studenti in Italia. Vedete come nel 2019 sono stati denunciati 78.874 infortuni, nel 2020 23.509, con una percentuale a ribasso meno 30% degli infortuni. Ovviamente questo cosa significa? È stata fatta questa analisi per far vedere come il periodo in cui c'è stato il lockdown e l'avvio della DAD, della formazione quindi a distanza, ovviamente i rischi che erano presenti soprattutto non solo nei laboratori ma anche nelle attività fatte in palestra, perché parliamo soprattutto di infortuni che occorrono nell'attività effettuata in palestra, abbiamo avuto chiaramente un deciso calo dell'incidenza. Se andiamo ad analizzare di questi infortuni le fasce di età, gli infortuni del 2020, vedete che la maggior parte degli infortuni sono corsi agli studenti di età inferiore ai 14 anni. Questo proprio sostegno del fatto che sono accaduti prevalentemente in palestra. Nella fascia di età, vedete, tra i 15 e i 19 sono 5.675, dai 20 ai 29 anni 697. La regione che ha un più alto numero di infortuni occorsi a studenti è la Lombardia. Vedete, si parla del 21% degli infortuni occorsi sono avvenuti in Lombardia. A seguire l'Emilia-Romagna e poi il Veneto. Teniamo conto che queste sono le regioni anche a più alto numero di studenti, quindi abbiamo un'incidenza maggiore proprio per la numerosità degli studenti. Di questi infortuni occorsi a studenti sono stati riconosciuti dall'INAIL il 48%. Diciamo che questa tendenza tra i denunciati e i riconosciuti
è la stessa, è sovrapponibile alla tendenza degli infortuni denunciati e riconosciuti dei settori, dei lavoratori dei settori produttivi. La parte del corpo maggiormente interessata da questi infortuni sono gli arti superiori e gli arti inferiori, in particolare la mano e la caviglia. Ecco. Andiamo a vedere il contesto produttivo e facciamo una riflessione. Il contesto produttivo, parlo della provincia di Verona, ma possiamo dire che è un po' sovrapponibile a tutte le province del Veneto. Vediamo, ok, la popolazione che supera i 900.000 abitanti, ma mi interessava farvi vedere il numero delle imprese attive, che sono il 96.600, cioè il 22,5% di quelle della regione Veneto, e gli occupati sono 404.000, il 20% della regione Veneto. La cosa che interessa in modo particolare è che il 95% delle aziende hanno meno di 10 addetti. All'interno delle 96.671 aziende, il 50% però di queste sono costituite da imprese individuali. Allora, lo studente che diciamo viene indirizzato nel percorso delle competenze trasversali orientamento ha come possibilità, diciamo, nel 50% dei casi di andare in imprese individuali. Quindi dobbiamo tener conto di questo, cioè che le scuole, il momento diciamo non è così, non è semplice individuare aziende che ospitano studenti per l'orientamento delle competenze trasversali, e per cui teniamo conto che il nostro tessuto produttivo, il 50% di questo è costituito da lavoratori autonomi, imprese individuali. Quindi c'è da fare un lavoro importante di coinvolgimento di questi datori di lavoro. Ecco perché a maggior ragione riteniamo importante creare strumenti semplici che agevolano queste aziende anche autonome nella valutazione dei rischi presenti nel proprio tessuto, in modo da inserire in sicurezza lo studente. E qui abbiamo, vedete, vorrei farvi vedere praticamente nella provincia di Verona che tipologia di aziende abbiamo. Vedete che al primo posto abbiamo i servizi alle imprese, quindi tutti i settori della logistica, dell'informatica, delle cooperative, eccetera. Il 20% è costituito dal settore del commercio, pensiamo a negozi, tutte le tipologie del commercio, insomma di tutti i settori. L'agricoltura il 16%, le costruzioni il 15% e l'industria al 10%. Lo teniamo presente che abbiamo anche un numero considerevole, soprattutto nella zona del Lago di Garda, di strutture per alloggio e in particolare alloggio e poi anche ristorazione. Vedete anche qui vengono riportati gli occupati, il maggior numero degli occupati, il 50%, vedete, lavora nelle imprese di servizi. In agricoltura abbiamo il 5% degli occupati, nell'industria il 24% e nelle costruzioni, vedete, si sovrappone il numero dell'agricoltura. Tenete conto che oltre il 65% delle aziende agricole del nostro territorio sono aziende individuali, ok? Quindi il settore agricolo. E non solo, anche le costruzioni, il numero degli autonomi raggiunge il 50%, quindi la cosa è molto interessante. Poi dirà la dottoressa Spinaroli due parole su questo aspetto, sulle imprese individuali. Allora, come ha ribadito la professoressa Carbone, il PCTO è un'esperienza che lo studente fa in un contesto lavorativo per orientare le sue scelte future professionali e di formazione. Quindi lo studente non entra nell'azienda per, come dire,
produrre, cioè per entrare nel ciclo produttivo finalizzato alla produzione come un altro lavoratore. Ecco, quindi questo è un distinguo importante. Però, ecco, diciamo questo, che lo studente entrando in azienda, come quando è impiegato in un laboratorio per la parte pratica, viene equiparato al lavoratore. Lavoratore, come così lo definisce il testo unico, il decreto 81. Allora, c'è un altro aspetto. Ma allora, se non è un lavoratore subordinato con contratto di lavoro e quindi non è soggetto alla norma, diciamo, alle previsioni normative della legge 977 del 67, tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Per cui non è obbligatoria, se non da valutazione del rischio, la visita in ingresso, ci sono alcuni obblighi precisi. Però, attenzione, trattandosi di minore, anche per lo studente che entra in PCTO, per il principio della massima tutela, non può essere adibito alle attività vietate di cui alla legge 977, salvo la deroga. E poi entriamo nel merito di cosa si intende per deroga. Un breve, guardate, sintesi dei lavori vietati. E questi sono tutti i lavori che, diciamo, normalmente abbiamo più diffusi nel nostro settore. Lavori a contatto con sostanze tossiche, pensiamo dalle falegnamerie alle aziende della verniciatura, alle aziende metalmeccaniche con la saldatura, con la verniciatura, eccetera. Lavori comportanti rischi elettrici ad alta tensione, lavori di escavazione, quindi tutto quello che si fa in un cantiere edile, in un cantiere stradale, l'utilizzo, vedete, di attrezzature pericolose come la mola, il flessibile, il martello demolitore, la movimentazione manuale di carichi di pesi superiori a 15 kg per un tempo superiore alle 4 ore, lavorazione meccanica di minerali, lavori che espongono a rischio silicotigeno, lavori in pozzi cisterne, condotta di veicoli di trasporto, lavori con impieghi di martelli pneumatici, eccetera. Ecco, questo è una breve sintesi. Questi lavori vietati, vedete, li troviamo all'interno dell'allegato 1 della legge 977. Allora, quando è allora che uno studente nel percorso delle competenze trasversali e orientamento può essere inserito nei lavori vietati? Allora, lo può essere inserito purché per motivi, vedete, didattici e di formazione professionale, purché però sotto la sorveglianza di un formatore competente in materia di prevenzione e sicurezza. Cosa vuol dire? Sotto la sorveglianza di un operaio esperto anche in materia di salute e sicurezza, che conosce le procedure di lavoro sicure, che conosce i principali obblighi a cui è soggetto lo studente entrando all'interno dell'azienda. Ma non solo, è nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dal testo unico. Ok? Quindi, in deroga possiamo inserire lo studente nelle attività vietate, però garantendo questi due aspetti. Allora, cosa deve fare l'azienda ospitante? Qui entriamo nel merito, cominciamo a entrare nel merito. Prima di tutto deve valutare i rischi tenendo conto che inserisce nel proprio contesto un minore, vedete, con sviluppo psicofisico non completo, con una percezione dei rischi non completa come il lavoratore adulto e con esperienza. Deve tener conto anche della presenza di attrezzature come fatto il proprio posto di lavoro, della natura dei rischi che sono presenti legati alle sostanze, ai rischi fisici, biologici, ergonomici, tenendo conto della presenza di rischi da movimentazione carichi, dei mezzi che circolano all'interno del proprio tessuto, dai carrelli elevatori alla la circolazione che c'è, insomma la viabilità e tutto il resto,
Nella valutazione deve tener conto anche dell'introduzione nella pianificazione dei processi di lavoro e anche deve tener conto del livello della formazione dello studente inserito. Ok? Allora, a chi aspetta la formazione? L'ha detto anche la professoressa Carbone prima e dopo lo ribadisco. La scuola fa la formazione prevista per i lavoratori secondo gli accordi Stato-Regione del 2011, facendo anche la formazione sui rischi specifici del settore a cui andrà indirizzato lo studente prima dell'inserimento in PCTO. Però l'azienda, nell'ingresso dello studente, dovrà effettuare la formazione aggiuntiva per rischi particolari, per la presenza di macchine e attrezzature particolari, deve informarlo sulle misure, sul piano di emergenza, sul piano di primo soccorso, sulla viabilità, quali sono le figure della sicurezza a cui fare riferimento. Quindi l'azienda in ingresso deve valutare il percorso fatto nella scuola, acquisendo gli attestati di formazione e aggiornare, integrare, in base alla propria organizzazione del lavoro e valutazione dei rischi, con i rischi aggiuntivi lo studente. Questo, diciamo, è il primo passo per inserirlo in maniera sicura. Altro aspetto, lo studente va affidato a un preposto o operaio esperto, dipende da com'è l'organizzazione del lavoro. Qualcuno che vigila, fa da supervisione sulle attività svolte dallo studente. Allora, per facilitare le aziende abbiamo, guardate, predisposto una scheda di valutazione del rischio, che vediamo se si collega. Eccola qui, questa è la bozza del documento che verrà presentato. Vi faccio vedere solo la struttura e sarà messo a disposizione di tutti. Allora, questa è una scheda di raccolta dati che la scuola farà compilare all'azienda ospitante, dove qui abbiamo l'organigramma, vedete, e poi le mansioni, gli orari, le attrezzature, le sostanze a cui potrebbe essere esposto lo studente. E qui, diciamo, una verifica su tutti gli obblighi, diciamo, nei confronti dello studente, se è stata fatta la valutazione del rischio, se è prevista l'integrazione della formazione, se è prevista la sorveglianza sanitaria, se vengono forniti i DPI, se è previsto l'addestramento all'uso dei DPI, eccetera, eccetera. Questa è la scheda di raccolta dati. Questa invece è una scheda semplice di valutazione dei rischi specifici per lo studente che il datore di lavoro può compilare. Non si vede? È un documento in Word, non si può vedere, scusatemi, non mi ero accorta. Eccolo qua, sì, perfetto. Ecco, questo allora... Sì, perfetto. Allora, prima, questa è la scheda di raccolta dati dall'azienda prima per selezionare l'azienda in cui avviare lo studente. Questa è una scheda di raccolta dati preliminari da parte della scuola. Si è deciso di farla compilare direttamente dall'azienda e raccoglie, diciamo, i principali obblighi che l'azienda attiva nei confronti dello studente. Ok? Questo è il primo passaggio. Sì, la ingrandisco un po'. Ok, benissimo. Ok. Questa invece è una scheda integrativa per la valutazione dei rischi. Ripeto, sarà pubblicato a breve. Dove vedete... Chiediamo di elencare le mansioni, le attrezzature, le macchine e poi, come vi ricordate il DVR standardizzato per chi è addetto ai lavori, si compila sì e no
e si individuano le principali misure di prevenzione adottate, ok? Quindi è semplice. Come fa il datore di lavoro a compilare questa scheda? Prendendo dal proprio DVR, quindi è una scheda di sintesi dei principali aspetti. Vedete, qui abbiamo l'esposizione a tutti i rischi per la salute, per la sicurezza, eccetera. Ok, poi abbiamo predisposto anche una scheda con i principali DP che il datore di lavoro ha previsto di consegnare allo studente. Perché la valutazione del rischio prevede, diciamo, l'adozione come misura di prevenzione individuale i seguenti DP. Quindi questa è un'altra tabella facsimile utile per il datore di lavoro. Nel documento noi abbiamo previsto che sia la scheda raccolta dati iniziale per selezionare l'azienda, sia la scheda di valutazione dei rischi e l'elenco dei DP assegnati allo studente vengano forniti dall'azienda alla scuola. Questo per avviare con una ragionevole, diciamo, tranquillità lo studente in PCTO. Ecco, questi sono strumenti che, diciamo, ci permettono di capire se l'azienda ha messo in atto le principali misure di prevenzione per lo studente. Io tornerei alla presentazione. Ok, perfetto. Allora, come già detto dalla dottoressa, formazione fatta dalla scuola, l'azienda si occupa della formazione aggiuntiva, sia ai sensi dell'articolo 36 che ai sensi dell'articolo 37. È importante che quando viene inserito lo studente, anche a lui viene dato un elenco degli obblighi previsti. Qui abbiamo messo i principali obblighi e divieti, che riguardano sia i comportamenti, sia l'uso dei dispositivi di protezione individuale, sia la segnalazione di situazioni non a norma, sia il fatto che non si possono assumere sostanze alcoliche o meno, o fumare in ambienti di lavoro. Ecco, quindi una carrellata dei divieti e degli obblighi. L'azienda, come diceva la professoressa Carbone, l'azienda deve individuare un proprio tutor formativo esterno, che è quello che si occupa della convenzione della scuola a scuola e dell'inoltro dei documenti che vi ho detto, ma non si esclude che non è detto che questo tutor sia l'operaio esperto che segue lo studente in produzione, per cui individuerà eventualmente la figura anche di affiancamento dello studente, che può assumere anche il ruolo di preposto, dipende da com'è l'organizzazione. La sorveglianza sanitaria dello studente in PCTO, abbiamo fatto una serie di considerazioni, è stata anche pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale nel 2015 un documento che fa questa riflessione. C'è l'obbligo della sorveglianza sanitaria? Diciamo che questo dipende dalla valutazione dei rischi aziendali. Se dalla valutazione superiamo livelli di rischio che potrebbero dare origine a infortuni o malattie professionali, scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria, altrimenti no. Perché l'obbligo c'è a prescindere dalla normativa di tutela dei minori, nel caso dello studente in PCTO vige solo il testo unico nei confronti dello stesso e quindi scatta l'obbligo di cui all'articolo 41 solo da valutazione del rischio. E dalla nostra esperienza poche sono le situazioni in cui è obbligatorio. Okay, potrebbe essere obbligatorio in agricoltura, dipende dalle attività a cui verrà assegnato, oppure forse anche in edilizia, dipende anche lì e possiamo fare tante riflessioni. Però, ripeto, demandiamo la valutazione del rischio. È importante che i genitori, la scuola, informi l'azienda se lo studente assume farmaci salvavita, per cosa? Per attivare il primo soccorso coinvolgendo i propri addetti al primo soccorso. Quindi è importante anche questo, sempre nel rispetto della privacy. Quando è che può essere coinvolto l'RSPP della scuola? Anche questa è un'altra riflessione che abbiamo voluto mettere, un altro passaggio. Quando la documentazione che acquisiamo dall'azienda può essere carente o
in base al settore diciamo incompleta o a diciamo delle risposte che potrebbero lasciare il dubbio sulla completezza delle misure di prevenzione adottate, quando ci sono delle segnalazioni da parte dello studente o del tutor su delle situazioni di non conformità, quando può essere coinvolto anche quando non c'è una buona comprensione da parte dell'azienda ospitante sul percorso formativo che ha fatto lo studente, quindi l'azienda magari vuole avere una maggior certezza sulle competenze che ha acquisito lo studente formative, oltre che le conoscenze, oppure per definire diciamo il percorso in PCTO quando i settori sono a particolare rischio. Ecco, quindi può essere coinvolto in questi vari aspetti. Chiudo dicendo che cos'è il sistema di riferimento Veneto per la salute e sicurezza. Vi faccio vedere, questa è la struttura. Vedete, abbiamo un gruppo di lavoro regionale che è quello che si occupa della appunto stesura, per esempio, di questo documento. E abbiamo in ogni provincia, ecco, per una rete per la salute e sicurezza. Ogni provincia ha la sua rete, che è coordinata da una scuola capofila. A Verona abbiamo l'Istituto Ferraris e anche a livello veronese ci sono gli enti, vedete, che a livello regionale fanno parte del gruppo di lavoro. A Verona abbiamo l'INAIL, lo SPISAL, e sarà coinvolto anche l'Ispettorato del Lavoro, tenendo conto del nuovo accordo che stiamo redigendo a livello provinciale. Qual è l'obiettivo di questo SIRVES? È sostenere la scuola nella promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, collaborando per definizione di percorsi formativi, creando strumenti di supporto tipo quello che sta uscendo, cercando di dare risposte su dubbi interpretativi alla normativa di igiene e sicurezza, mettendo in rete enti, quindi coordinandosi con enti per gli interventi di prevenzione. La scuola necessita di assistenza, ma sappiamo che anche la scuola è soggetta agli obblighi di cui è il testo unico, quindi anche nelle eventuali attività di vigilanza per coordinarsi con gli altri enti. Uno degli strumenti informativi più importanti della nostra rete è il sito Sicu Scuola Veneto, e abbiamo pubblicato, vi trovate dentro anche questi manuali. In questo manuale ultimo trovate gli aspetti che sono contenuti anche nel documento che sta per uscire sul PCTO, e sono strumenti utili per gestire la sicurezza nel mondo scolastico. E io ora ho finito. Grazie. Grazie, grazie molte alla dottoressa Dolci per aver fatto questo inquadramento estremamente interessante e per aver ricordato l'importantissimo ruolo del SIRVES, che insieme a tutti i soggetti istituzionali che compongono i vari tavoli di lavoro rappresenta veramente uno strumento importantissimo di supporto e di prevenzione, perché effettivamente questa mi sembra la parola chiave di tutte le attività che noi come amministrazione scolastica, in collaborazione con tutti gli enti preposti, anche quelli più tecnici rispetto all'ufficio scolastico regionale, auspichiamo, cioè auspichiamo che vengano messi in campo una serie di strumenti che possano essere idonei a supportare le istituzioni scolastiche al fine di prevenire, impossibile forse azzerare il rischio non è forse proprio statisticamente per sua natura azzerabile, ma sicuramente molti rischi possono essere prevenuti, quindi è questo lo sforzo interistituzionale che facciamo tutti quanti e nel quale crediamo profondamente, quindi grazie. I tempi sono piuttosto stretti, quindi do subito la parola alla dottoressa Spinarobli dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona,
che ci presenterà molto, in maniera veramente molto interessante e pertinente degli esempi concreti di errata interpretazione dell'esperienza di PCTO, e ricordando anche, questo può essere particolarmente utile, il ruolo dell'ispettorato sul tema della formazione e della vigilanza. A lei la parola, grazie. Grazie, dottoressa. Allora, io cercherò di essere più sintetica possibile, visto che i tempi comunque sono alquanto, devono essere assolutamente contenuti. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. La nostra esperienza come ispettorato del lavoro è un'esperienza quasi essenzialmente di vigilanza. L'ispettorato del lavoro infatti vigila su tutti i luoghi di lavoro. Non è infrequente entrare infatti in un'azienda da parte del nostro personale ispettivo e trovare lavoratori di ogni genere e natura, tra cui anche ragazzi che vengono avviati nelle imprese in occasione di stage, tirocini o comunque qualunque altra forma di appunto apprendimento e formazione e orientamento. Qual è l'elemento che a mio avviso deve essere sempre attenzionato? Che il PCTO non ha la finalità di far imparare un mestiere oppure una mansione ai ragazzi che vengono avviati nelle attività produttive, nelle imprese, nelle aziende, ma bensì ha il compito di far acquisire a questi ragazzi la consapevolezza di che cos'è il mondo del lavoro, di come è strutturata, come è organizzata un'impresa, che cosa consiste il concetto di impresa, che cos'è il mondo del lavoro, in tutti i suoi lati positivi e negativi di essi. Il ragazzo infatti non è un adulto consapevole che sa in quale mondo vive. La realtà virtuale che vivono i ragazzi di oggi un po' sfalsa quello che è la concretezza del mondo reale. E la percezione del rischio e del pericolo è molto diversa e di conseguenza, sfortunatamente, può mettere ancora più a repentaglio la loro incolumità. Vi porto un caso concreto di un datore di lavoro che è stato ispezionato dal nostro ufficio, che appunto, come mi accennava prima la dottoressa Dolci, era un'impresa individuale. Era stato avviato un ragazzo in percorso formativo e giustamente il datore di lavoro è un imprenditore individuale, portava con sé il ragazzo di bottega. Il ragazzo di bottega, chiamiamolo così appunto, purtroppo si è tagliato, fortunatamente nulla di grave, nulla di pericoloso. Però che cosa ha comportato? Ha comportato un'indagine da parte dell'organo di vigilanza che ha portato a verificare che in realtà non ci si trovava più di fronte ad un percorso formativo, ma un vero e proprio rapporto di lavoro. E qual è il rischio che corre sia il datore di lavoro che il ragazzo? La riqualificazione del rapporto stesso. Nel momento stesso in cui l'ispettore del lavoro verifica che non sono stati adempiuti quegli obblighi previsti dalla convenzione, cioè non siamo di fronte ad un momento formativo ma espressamente lavorativo, il ragazzo viene incardinato nell'azienda come dipendente. Questo ovviamente non è né un vantaggio per il datore di lavoro, che ovviamente ne comporta dei costi, ma anche per il ragazzo che si trova incardinato in una situazione in cui magari non voleva esserlo, con sanzioni da parte del datore di lavoro non indifferenti, soprattutto se è stato adibito a qualche lavorazione di cui avete visto prima la slide evidenziata da Stefania. Oltre alla redazione di un DVR, che nel momento stesso in cui si fa entrare in azienda una persona anche in percorso formativo, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare, non c'è l'obbligo per un'impresa individuale di realizzare, di stilare un DVR, ma nel momento stesso in cui
fa partecipare qualcun altro alla sua impresa, anche in percorso formativo, quest'obbligo assolutamente scatta. Questo sotto il profilo, diciamo, della vigilanza, che è uno dei compiti dell'Ispettorato del Lavoro, recentemente ampliato in tutti i settori merceologici e commerciali. Fino al 2021 l'Ispettorato del Lavoro aveva competenza tecnica solo, quasi solo esclusivamente in ambito edile o poco altro. Dal novembre dell'anno scorso la competenza tecnica è stata ampliata a tutti i settori e quindi l'attività di vigilanza è molto più pregnante in ogni attività produttiva. Ma anche un altro importante compito dell'Ispettorato del Lavoro, ribadito con il protocollo d'intesa del 26 maggio del 2022, intercorso fra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione e ora Ministero dell'Istruzione del Merito e l'INAIL. In questo protocollo d'intesa ha avuto come obiettivo quello di promuovere e diffondere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle istituzioni scolastiche, proprio nell'ambito dei PCTO. Cioè la finalità di questo accordo, di questo protocollo, che io vi invito ad esaminare, lo trovate tranquillamente sul sito internet senza necessità che io ora ve lo declini facendovi perdere tempo in inutili chiacchiere, è diretto a compiere tutta quell'attività di promozione e di sensibilizzazione sia nei confronti degli studenti ma anche nei confronti dei docenti, nei confronti dei dirigenti scolastici sulla consapevolezza dei rischi del luogo di lavoro. Oltre a questo, anche questo obiettivo è raggiungibile, secondo l'accordo, attraverso la realizzazione di azioni formative ed informative, cioè momenti proprio anche di carattere seminariale, incontri come quello di questa mattina, finalizzato proprio a sensibilizzare il rischio lavorativo, cioè lavorare è importante, però lavorare in sicurezza, con lo scopo ovviamente di ridurre al massimo gli infortuni sul lavoro, che purtroppo sono in Italia una realtà abbastanza grave. Negli ultimi anni sono aumentati, abbiamo avuto una riduzione solo nel periodo di pandemia dovuto al fatto che molte attività produttive con il lockdown erano state fermate. Ma se noi prendiamo come riferimento i dati del 2019 e quelli del 2022 del primo semestre, sono assolutamente molto preoccupanti. Vi dicevo che la finalità di questo accordo è quello anche di operare attraverso le strutture territoriali sia dei ministeri dell'istruzione come dell'Ispettorato del Lavoro, di INPS, di INAIL, scusatemi, e del Ministero del Lavoro e Politico Sociali, attraverso le strutture territoriali, appunto, di promuovere il maggior numero di incontri possibili, proprio al fine di portare nel mondo della scuola le realtà lavorative e le modalità con cui ci si deve approcciare al mondo del lavoro, per consentire appunto ai ragazzi di entrare e di avere ovviamente un futuro lavorativo il più sicuro possibile. Spero di aver contenuto i tempi. Grazie. Grazie, sì, grazie dottoressa. Io ringrazio tutti i partecipanti, anche quelli che sono in questo momento in streaming. Ringrazio la professoressa Carbone, la dottoressa Dolci, la dottoressa Spinarolli. Abbiamo quantomeno, penso, dato delle suggestioni e dei riferimenti che sono estremamente importanti e che sicuramente troveranno poi uno sviluppo nelle linee guida regionali, quindi verranno sistematizzati e messi a disposizione di tutti gli interessati, di tutti gli operatori della scuola. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.